Capita a tutti di sentirsi stanchi, sentire la stanchezza, il peso di un anno di lavoro, di una responsabilità, anche di una storia personale abbastanza impegnativa, abbastanza forte in alcuni momenti. È un momento di passaggio nella vita di ognuno di noi. Ecco, se dovessimo raffigurare il nostro corpo ad occhi chiusi in uno di questi momenti, probabilmente verrebbe fuori un lavoro come quello che stiamo per vedere. La stanchezza di un corpo che si abbandona a se stesso e vediamo anche da quello che restituisce il gruppo quello che questa immagine comunica. E quando ho aperto gli occhi devo dire che sono stata sorpresa in modo positivo, perché e poi è stato proprio come si dice, esorcizzare Sì. lo stato che io come minimo ultimi 10 anni, col perenne corsa, stanchezza, impegni, ma tutti impegni quei stupidi, ma che bisogna fare e io rimango sopraffatta, ecco. E sono rimasta stupita a vedere che impressione, cioè che è uscita proprio quella impressione di stanchezza, ecco. Sì. Sì, Anche quasi una tranquilla. gonna, cioè, e anzi la trovo sì, stanca, ma anche aperta comunque, Sì, insomma, beh sì. Sì, cioè anche questa apertura della zona bassa è un invito. sì, cioè Centro quasi, energia, nel senso il centro energia. quasi se, a un certo punto ho avuto quasi l'idea che partorisse. Perché, ma no, forse le spalle così invece mi dà più un'idea invece proprio di apertura, di energie, insomma, basse, anche sessuali, cioè comunque mi lascio andare, no? Mi lascio andare e basta, mi lascio andare. Una cosa invece che non so se l'asciugatura che è, sembra bendata. Sembra bendata, Sì, è vero. sembra bendata. Almeno da qua. La Sì. cresta? Sì. Poi le spalle che si staccano, io ho problemi anche con le spalle, cioè, sempre mi ricollego a questa dottoressa. Ah sì? Sì, ho proprio le spalle. Le gambe, le braccia, gli arti sono molto ben definiti rispetto al busto. E questo corpo che si accascia sulle gambe. Sì, dà proprio il senso di dopo una Sì, maratona proprio di manca svuotamento, è un momento di la lattina di birra, svuotamento. manca. Non mi aspettavo, però ero contenta quando ho visto che è uscita questa cosa. È come esorcizzare tutti questi. Sì, certo, ma Sì. serve proprio a quello, eh? La creatività è È sempre un svuotato. esorcismo.